Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo ai piani di Resinelli in Valsassina, siamo circa a 1200 metri e qua avrei dovuto fare un cinematic video con il DJI Avata, questo ultimo drone è arrivato da casa da DJI, questo CineWhoop. Quindi per provare appunto la qualità video del drone più i filtri freewheel, preferivo farlo questo video in una località di montagna con una giornata bella come oggi per vedere appunto la resa della fotocamera. Ma purtroppo c'è un po' di vento, non è un vento irresistibile che però dà fastidio a un CineWhoop, perché comunque i CineWhoop hanno caratteristiche a livello di potenza, a livello di struttura con i paraeliche e tutto che non vanno per niente d'accordo con il vento. Quindi ho cercato di fare qualche ripresa, ma poi ho rinunciato perché c'erano dei problemi ovviamente di stabilità del drone e quindi non c'era senso di rischiare più di tanto. Quindi allora ho fatto riatterrare il drone e sono entrato nel bosco, perché comunque essendo in montagna ci sono i boschi, quindi sono entrato nel bosco, ho fatto un po' di slalom tra le piante per vedere appunto le sue caratteristiche, che mi piace comunque sempre usare il CineWhoop in situazioni abbastanza particolari, che sono forse il suo punto bello, l'utilizzo in situazioni particolari. Però ovviamente a livello di cinematic video dopo un po' è tutto uguale all'interno di un bosco. Quindi cosa succede? Che vedrete una parte di cinematic video dove volerò appunto a livello panoramico per quel poco che sono riuscito a fare a livello di riprese. Poi vedrete insieme un po' di immagini fatte nel bosco, ma alla fine ho deciso di spostarmi e cambiare totalmente location. Quindi scenderemo dalla montagna, non saremo più a 1200 metri, quindi saremo intorno ai 500-600 metri d'altezza, perché voglio comunque portare a casa delle altre riprese fatte con il drone e con i filtri freewheel. Questa location è una location molto particolare dove stiamo andando adesso, lasciando appunto i piani di Resinelli per andare in quest'altra località che non vi dico adesso, ma che vedrete poi tra poco più avanti nel video, quando ci arriverò, dopo che vi siete visti le clip qua in montagna. Quindi arriveremo in quest'altra location dove vedrete delle altre clip. Vi dico solo che è sicuramente un posto molto particolare e che attira un sacco di piloti di droni appunto per la sua particolarità. Quindi detto tutto questo, se il video dovesse piacervi ragazzi lasciatemi un grosso pollice su, vi invito a seguirmi su Instagram dove porto tantissime cose, tantissimi contenuti anche lì, sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ma adesso mettetevi comodi, risoluzione di YouTube al massimo e gustatevi questo cinematic video triplo, chiamiamolo così, con DJI, Avata e filtri della freewheel che trovate qua sotto in descrizione. Buon volo!
cercherò di entrare anche in quello che erano appunto le strutture, gli edifici, in quel caso però non volerò in acro perché non so com'è dentro, quindi preferisco volare in normal dove posso sicuramente fermarmi, pensare cosa sta succedendo perché non so dentro come sia, quindi per non rischiare all'interno volerò in normal. Mentre per i voli esterni allora si potrà volare anche in acro, ma il bello di questo drone è la possibilità di passare da uno all'altro senza nessun problema. Quindi detto tutto questo, adesso iniziamo questa terza parte che è il video qua con DJI Avata al paese abbandonato di Consonno. Pronti al volo ragazzi? Partiamo!